Martino è stato un cane abbandonato dall'uomo, lasciato proprio per le sue cattive condizioni di salute. Il momento in cui l'abbiamo trovato, lui era a terra che si leccava le ferite. È stata una ricerca lunga e difficile. Dopo quasi 2 settimane dalla segnalazione, lo abbiamo trovato in una casa abbandonata in cattivissime condizioni e metà del suo corpo senza pelo, pieno di parassiti, magrissimo, molto magro e con gli occhi bianchi. Martino vedeva solo le ombre. Ci ponevamo il problema di come metterlo in macchina, era un cane che insomma noi non conoscevamo e ha sentito il cibo che gli abbiamo proposto, una ciotola di cibo, ha iniziato a scodinzolare, ha visto insomma che noi volevamo avvicinarci alla macchina, ci ha seguiti ed è salito in macchina senza difficoltà, quindi ha dimostrato la sua abitudine al contatto umano, alla presenza dell'uomo. Per fortuna, il risultato è che la leishmania non ha compromesso gli organi vitali come il fegato, e i reni. Abbiamo curato la rogna. Abbiamo alimentato Martino il più possibile, nel migliore modo possibile. Martino adesso sta molto meglio, risponde benissimo alla terapia. Anche gli occhi incominciano a schiarirsi, Martino vede molto meglio. È bravissimo al guinzaglio. Sale in macchina ed è felice di salire in macchina e andarsene in giro. È un cane meraviglioso, buono, tranquillo e sensibile. Speriamo di poter riuscire a trovare finalmente la svolta della sua vita, una famiglia.